L'attività fisica è essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute. Al contrario, l'inattività fisica, ossia la sedentarietà, è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo delle patologie non trasmissibili ed è responsabile di circa 3 milioni di morti prevenibili ogni anno. Le evidenze scientifiche mostrano che svolgere attività fisica moderata e intensa 30-40 minuti ogni giorno ha un ruolo diretto nel ridurre il rischio in particolare di alcuni tumori, tra cui il tumore dell'endometrio, il tumore del seno dopo la menopausa e il tumore del colon retto. I meccanismi attraverso i quali l'attività fisica regolare può portare a una riduzione del rischio di sviluppare tumore sono molteplici. Prima di tutto riduce il grasso corporeo, che di per sé è un fattore di rischio per molti tumori. In questo modo riduce per esempio il livello di alcuni ormoni nel sangue, tra cui gli estrogeni, e la quantità di alcune molecole pro-infiammatorie che di per sé possono aumentare il rischio di sviluppare tumori. In secondo luogo, l'attività fisica è in grado di stimolare il sistema immunitario, che è un importante agente antitumorale che noi abbiamo nel nostro corpo, e infine velocizza il transito intestinale e in tal modo riduce il tempo in cui eventuali sostanze cancerogene presenti nel nostro intestino rimangono a contatto con la parete intestinale. Ma che cos'è l'attività fisica? Andare in palestra non è l'unico modo per fare attività fisica. Per attività fisica si intende qualsiasi attività che comporti l'utilizzo dei muscoli scheletrici. Ci può essere la cosiddetta attività fisica lieve, che può essere il camminare lentamente, il fare giardinaggio, il pulire la casa, all'attività fisica moderata, come il camminare a passo veloce oppure il nuotare a livello amatoriale. Infine esiste l'attività fisica intensa, che può essere correre, per esempio, andare in bicicletta a velocità sostenuta o altre attività, diciamo, più impegnative. Una recente e molto apprezzata pratica nel panorama dell'attività fisica è rappresentata dal Nordic Walking. Si tratta fondamentalmente di una camminata veloce che, grazie all'ausilio di appositi bastoncini, permette di muovere in maniera attiva anche le braccia e la parte superiore del corpo. Questo tipo di tecnica si configura come un esercizio biodinamico dai numerosi effetti positivi sulla nostra salute, sicuro, efficiente ed eseguibile a qualsiasi età. Cosa si può dire a chi si è già malato di tumore? Intanto bisogna sottolineare che diversi studi hanno dimostrato che l'attività fisica ha un ruolo nel ridurre il rischio di recidive di un tumore da cui si è già guariti. L'attività fisica però può anche contribuire a mitigare alcuni effetti collaterali comuni in corso di trattamento o subito dopo, tra i quali per esempio alterazione dell'apparato muscolo-scheletrico, alterazioni cardiovascolari, problemi cognitivi, ansia o depressione. Quindi il consiglio di praticare attività fisica rimane valido anche per chi ha avuto una recente diagnosi di cancro, certamente con alcune precauzioni da valutare caso per caso, tra i quali per esempio rimandare l'inizio di attività fisica in caso di anemia o di neutropenia, evitare palestre affollate in caso di depressione del sistema immunitario, oppure evitare di nuotare in piscine clorurate per il rischio di irritazione della pelle, o infine cercare di evitare attività fisica con alto rischio di caduta in caso di indebolimento dell'apparato osteoarticolare, per esempio la cyclette può essere una valida alternativa. I pazienti che prima della diagnosi svolgevano un'intensa attività fisica potrebbero dover ridurre la loro attività in corso di trattamento chemio o radioterapico. Ciò non toglie che rimane valido il consiglio di rimanere per quanto possibile attivi da un punto di vista fisico ed eventualmente al completamento del trattamento riprendere quasi subito, appena possibile, la normale attività fisica che si svolgeva prima della diagnosi. Alcuni consigli per cominciare ad essere fisicamente attivi. Predisporre e verificare il piano di attività fisica con un team di professionisti. Iniziare molto lentamente. Alcuni minuti di camminata o di ciclette ogni giorno può andare benissimo come inizio. Fare delle brevi passeggiate in un ambiente sicuro e piacevole. Se si ha la necessità di essere seguiti per svolgere attività fisica, rivolgersi solo a professionisti qualificati.